Ciao, ciao da Oslavia, finalmente oggi c'è il sole, quello vero, quello che scalda e oggi ti parlo di un piccolo problemino che abbiamo con la ribolla giovane, quella che in un precedente video ti ho mostrato che abbiamo fatto la potatura verde. Ti aggiungo il video qui sopra o anche nella descrizione sotto e abbiamo dei problemi che adesso ti mostrerò. Innanzitutto devo togliere le reti di protezione contro i cinghiali, poi facciamo una passeggiata in vigna che ti mostro le difficoltà che sta incontrando la ribolla gialla, quella giovane, e poi una soluzione, anzi la prima soluzione che abbiamo pensato di adottare. Allora, ho tolto le protezioni, quassù puoi già vedere un po' l'anteprima del lavoro che andrò a fare. Ma intanto entriamo nel vigneto e vediamo un po', ecco, questa ribolla gialla. Giro giusto la telecamera così iniziamo la chiacchierata. Come puoi vedere, dato le intense piogge di questo maggio, si è creata proprio una vera strada qua in mezzo al filare. E c'è un elevato compattamento del terreno e le piante stanno iniziando a soffrire di questi giallumi. La ribolla gialla ha una foglia tendenzialmente chiara, ma qui siamo proprio già su dei giallumi forti e sono i primi sintomi di asfissiamento radicale un pochino e anche delle prime carenze di magnesio e potassio. In più c'è una buona presenza di acari e anche quella sarà da prendere in esame per trovare una soluzione. Come puoi vedere, si vede già dal differente stato vegetativo che qualcosa non va. Più avanti si vede proprio, ecco, sono dei giallumi molto evidenti ed è una difficoltà non solo di questa banchina, ma tra poco scendo nelle altre, così è una difficoltà molto diffusa. Una caratteristica dei terrazzamenti, diciamo, con una singola fila, queste banchine che hanno solo due, come vedi, filari, è quella di avere il filare sotto il rivale, questo qui, che soffre di più perché c'è più ristagno idrico rispetto al rivale, diciamo, a valle, che è più ha meno acqua, terreno meno freddo e ha più vigore. E si vede, ecco, camminando nel filare si nota. E anche qui, come puoi vedere, quando ho fatto i trattamenti c'era tanto fango e si nota, ecco, questa autostrada quasi, questi binari dove sono passato col trattore. Ecco, questa è proprio una macchia dove c'è un forte stress delle piante. Niente, qual è la prima soluzione? Oggi andrò a fare una bella erpicatura per dare ossigeno, per dare aria. Successivamente, fra qualche giorno, farò una concimazione fogliare specifica e poi vedrò di risolvere il problema degli acari che stanno iniziando a essere abbastanza diffusi in questo vigneto. Adesso vado a prendere il trattore, oggi lavoro col cingolato e seguimi. Pronto? Pronto a salire con me sulla giostra? Eccoci. Oh. La parte più divertente è scendere in moto. Andiamo sul scalatore, dentro.
grande pendenza. Altro che le montagne russe, guardala. O Slavia, là. Allora, vedi, questi sono i tre filari che ho già fatto. La terra si sta asciugando rapidamente e questo mi fa piacere. Farò ancora un passaggio ulteriore alla fine e adesso eccomi qua, entro nel filare. Che faticaccia, è stata più dura di quello che pensavo. Il passo successivo sarà fra un 2-3 giorni, passerò di nuovo con un erpice a molle molto soffice per andare a disgregare il terreno, queste zolle che si sono create, così da livellarlo un pochettino. E c'è un bel vento che aiuta ad asciugare la terra e fate l'erpicatura la prossima settimana. A metà settimana circa andrò a fare una concimazione fogliare per dare un po' di power, di sprint alle piante. E che dire, siamo alla fine di questo video. Se ti è piaciuto metti un mi piace e se hai qualche domanda, falla qui sotto nei commenti. Mi raccomando, iscriviti se non ti sei ancora iscritto. Il trattore è già pronto per andare a casa e anch'io non vedo l'ora di fare una doccia rinfrescante. E ci vediamo la prossima settimana. Ciao da Oslavia.